Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. È venuto il momento di introdurre qualcosa di nuovo nella mia coltivazione annuale. Siamo in inverno, quindi sto per prepararmi a fare le piantine, le prime semine così in casa, e quindi introduco la perlite. Questo video vediamo cos'è la perlite, come si utilizza e vediamo proprio la composizione in un terriccio per le prime semine. Rieccoci qua. Allora, non l'ho mai utilizzata, devo essere sincero. Però sono incuriosito da un paio di anni, ho parlato molto con alcuni amici che lo utilizzano e ho letto molto. Allora, adesso vediamo innanzitutto cos'è la perlite. La perlite è un materiale inorganico, inerte e neutro, quindi ha un pH pari a 7 e non interferisce nelle nostre colture di qualunque tipo, dalle piante grasse alle azalee, piante acidofile, piantine da orto. Va bene un po' per tutto per quanto riguarda il pH. Questa in realtà è una roccia vulcanica, deriva dall'ossidiana. Cosa succede? Quando il vulcano erutta, si forma il magma, si raffredda velocemente, si forma tra le altre cose l'ossidiana, viene raccolta, è di colore nero ovviamente, poi viene scaldata a circa 800-1000 gradi molto velocemente. All'interno dell'ossidiana vede l'umidità residua. Quando viene scaldata a questa temperatura, praticamente l'umidità interna esplode e fa esplodere come i popcorn praticamente i sassolini di ossidiana che poi diventano perlite. Eccoli qua. Sono di grandezza variabile, sono talmente leggeri che il vento li porta via. Pensate che un sacco da 100 litri peserà 2-3 kg, compreso l'imballaggio, è veramente molto molto leggera. E come vi dicevo, è inerte e ha delle proprietà molto interessanti. Quando viene mischiata col terriccio nelle dosi corrette, siamo intorno al 10-15%, assume alcune caratteristiche veramente interessanti. Ad esempio, garantisce un buon assorbimento di acqua, quindi la ritenzione idrica, che poi rilascerà col tempo, quindi c'è bisogno di meno innaffiature. È drenante, pensate che viene utilizzata in modo puro addirittura per la formazione delle talee, perché ha la proprietà di far defluire velocemente l'acqua che diamo e quindi combatte i ristagni idrici. A noi serve anche per questo motivo qui, per combattere i ristagni idrici che fanno marcire le radici delle piantine. Non per ultimo, visto che è molto leggero, viene mischiato al terriccio, serve poi per alleggerire un po' tutto quanto. E l'ultima cosa, forse la più importante, è che mischiata al terriccio dona leggerezza sì al terriccio, al substrato di coltivazione, ma dà ossigeno alle piantine perché fa in modo che la terra non si compatti. Ultima cosa, essendo pH neutro, non interagisce con nessun tipo di concime o fertilizzante. Ha anche una leggera proprietà termica isolante, quindi eventuali sbalzi di temperatura non influiscono molto sulle radici delle piantine, fino a un certo limite ovviamente. Adesso vediamo come fare un mix con il terriccio da semina. Allora, questo è un terriccio da semina di buona qualità. Come vi dico sempre da anni, non risparmiate sul terriccio da semina, perché se comprate qualcosa di scadente, poi alla fine veramente rischiate di buttare via tempo e soldi perché le piantine non vengono fuori. Magari si investe qualcosa in più, si ha un terriccio di buona qualità e già ricco di sostanze organiche, non bisogna fare nulla, non bisogna aggiungere niente. Io sono anni che utilizzo terricci del genere e mi sono trovato sempre abbastanza bene, dai. L'abbiamo detto che facciamo un mix del 10% sul volume. Io adesso cercherò di fare qualcosa. Uno, ok, adesso andiamo a occhio ovviamente, ora non ne metto di più perché sennò poi non riesco a miscelare. Se voi ci fate caso, quando comprate le piantine o le piante dal vivaio che poi andate a rinvasare, trovate quelle palline dentro, quella è proprio la perlite. Vediamo già subito la fase di riempimento degli alveoli, mentre per la deposizione dei semi ci vediamo domani perché ho messo a bagno in camomilla i semi dei peperoncini. Siamo a fine gennaio, le uniche colture che voglio fare adesso sono peperoncini e peperoni, sono quelli più lunghi, ai quali occorre una temperatura di 25 gradi circa, quindi vediamo quello che possiamo fare. Visto che ho gli alveoli molto grossi, metterò due semi poi per ogni alveolo, tanto poi andranno diradate le piantine. Sto terminando la postazione per la semina qui in casa con la lampada nuova di cui vi ho parlato l'altra volta, quella dell'agnello. Tra l'altro, se vi interessa una lampada del genere, proprio quella, sappiate che sul video e sull'articolo sul blog, se volete, avete uno sconto del 10%, che non è poco, rispetto ad Amazon, si compra direttamente sul sito del produttore. Il link è affiliato, quindi se volete comprare da lì, oltre a risparmiare il 10%, aiutate un po' il canale, se no è uguale.
Voilà. Ok. Ah, seguitemi se vi interessa il discorso germinazione in casa, perché sto preparando la Germibox per far germinare i semi direttamente sullo Scottex, che è un metodo molto più veloce. E vediamo anche quel metodo lì, dovrei pubblicare il video a breve. Ci vediamo domattina con la messa a dimora delle piantine e poi chiudiamo il video. Ecco qui il risultato. Allora, ho aspettato un paio di giorni perché ho messo a bagno i semi dei peperoncini per 48 ore. Adesso faccio un paio di fori con la penna, insomma, dentro gli alveoli. Non profondi, eh? Il seme deve essere solo ricoperto e basta. Quindi alla fine non usiamo altra terra, semplicemente chiudiamo il buco. Questi sono alveoli molto grossi, per questo ne faccio due di fori, altrimenti ne bastava uno. La terra l'ho bagnata, l'ho inumidita pesantemente, prima ho fatto in modo che scolasse quasi l'acqua e poi gli ho dato ancora un'innaffiata, una spruzzata con lo spruzzino, più che altro per non fare volare poi la perlite. Vedrete che già solo con lo spruzzino, con la forza dell'acqua, la perlite vola da tutte le parti, quindi quando è bagnata invece ovviamente si appesantisce e rimane al suo posto. Allora, li ho scolati un'oretta fa e per non farli asciugare troppo li ho messi in un fazzoletto e li ho inumiditi con lo spruzzino. Allora, mi metto a favore di camera, cominciamo da qui. È un lavoro di pazienza, ve lo dico subito. Volevo vedere se ce n'era qualcuno, è ancora presto per fargli uscire fuori la radichetta. Ora, il passo successivo, questo però esula un po' il discorso dalla gliperlite che abbiamo fatto fino adesso, è il discorso relativo alla temperatura di germinazione. Qui occorrono circa 20, 22, anche 25 gradi per i peperoni, peperoncini uguale. Quindi bisogna mettere, se avete in casa 22, 25 gradi, bene. Se no bisogna mettere una resistenza, quella che ho io, che vi mostro qui in sovraimpressione, con il suo termostato, e tenerla accesa giorno e notte sotto gli alveoli. Questo è un lavoro che farò e nel prossimo video lo vedrete. Quindi questa è un'altra cosa, un'altra storia. Bene, vado avanti da solo. Vi devo solo far vedere poi come chiudo i buchi. Semplicemente chiudo leggermente con le mani. Copro il seme e non ci penso più. Ovviamente il terriccio deve stare sempre umido, non bagnato, così è troppo bagnato. Quando vedete che sopra si è asciugato, allora bisogna dargli un paio di spruzzate. Ok, dai. Se avete altri utilizzi della gliperlite e me li volete scrivere qui nei commenti, ve ne sono grato. Spero che questo video vi sia stato utile, magari per introdurre un elemento nuovo come ho fatto io quest'anno, che ho introdotto la gliperlite. Non l'avevo mai utilizzata, come vi ho detto all'inizio. Però è bello ogni anno sperimentare, aggiungere un pezzo, un tassello, vedere chi fa meglio di noi e cercare di carpire un po' il mestiere degli altri, insomma. È un continuo addivenire, non è perché si è fatto sempre così, bisogna continuare a far così. Bisogna cercare anche di sperimentare, secondo me, e vedere un attimino di prendere il meglio un po' da tutto. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Mettete un like se vi è piaciuto il video, mettetelo in giù se non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così periodicamente, ogni giovedì, io generalmente pubblico un nuovo video. Questo è il momento delle semine, quindi è molto bello. Poi vedere i primi germogli è bellissimo, almeno per me. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.